Radio Cronaca con Paolo Sacchi ed Ernesto Kiffer. Stella FM, radio ufficiale. Insieme siamo più forti. Amici sportivi, tifosi gialloblu, bentornati allo stadio Bentegodi per la diretta esclusiva integrale di Chievo-Verona-Juventus. Primo tempo terminato sul punteggio di 1-1. Rete di Sema Chiedira dopo 3 minuti di gioco. Pareggio di Marius Stempinski dal 37esimo su assist al bacio di Emanuele Ciaccherini. Buon pomeriggio ancora una volta da Paolo Sacchi ed Ernesto Kiffer. Ernesto, è appena ripartita la ripresa con la Juventus che a questo punto è presumibile tenterà di schiacciare gialloblu così come ha fatto nella prima frazione. Gialloblu che sono stati bravi a rimanere in equilibrati e a cercare col passare dei minuti di andare in pensieri alla vecchia signora fino al gol entusiasmante di Mario Stepinski, appunto ha permesso alla formazione di Dan di andare sul pari, con cui è iniziata questa frazione, seconda frazione, con Radovanovic adesso che serve all'indietro Sorrentino, calcia lungo Bani tentando di servire probabilmente Rigoni che viene anticipato in chiusura da Chiellini che di testa fa proseguire il gioco nella metà campo del Chievo Verona. Interviene Tomovic, bravo De Paoli a cercare di dare continuità all'azione, poi si allunga troppo la sfera che ora viene recuperata, attenzione, da Alexandro, cross verso l'area di rigore, allontana Bani, recupera Douglas Costa, ora la Juve spinge a destra con Cuadrado, mette in mezzo, salta Tomovic, allontana nuovamente, si schiaccia l'acceleratore juventino verso la metà campo del Chievo, palla filtrante bassa in area di rigore, allontanata prima da Rossettini, poi da Etemai, interviene Stepinski di testa, riesce a appoggiare in qualche modo verso Ciaccherini, ma era arrivato il fischio del direttore di gara. È un secondo tempo che è iniziato sulla falsariga del primo. D'altronde la Juve ha l'obbligo di spingere, di cercare la vittoria in tutti i casi. Fanno anche loro degli errori, vediamo questo di Alexandro con il pallone troppo lungo per Bonucci che non è riuscito a fermarlo. Adesso il Chievo torna in attacco con Cacciatore che va a battere in il fallo laterale, il proprio Cacciatore riceve da Etemai, smiste il pallone all'indietro per Bani. Direi che il Chievo deve continuare a fare quello che ha fatto nel primo tempo, tentare di limitare il più possibile l'azione della Juve e cercare di colpire al minimo errore bianconero. Due minuti di gioco, ci sono dei giocatori che si stanno scaldando a bordo campo. Danna ha appena mandato Djordjevic, Walter Birsa e Joel Obi, quindi due dei nuovi acquisti di gialloblu. Sì, sono i tre giocatori forse anche più talentuosi, attenzione perché forse c'è Cacciatore, no, non riesce ad anticipare Cancelo, poi continua Dybala all'azione della Juve, diciamo sono i tre giocatori forse più talentuosi lasciati in panchina questo pomeriggio da Adana, ma sicuramente uno di loro tre o forse tutti e tre li vedremo in campo. Attenzione che c'è un tiro di Ronaldo dalla distanza, ma riesce Sorrentino a respingerlo, ma bisogna stare molto attenti a lasciare lo spazio al giocatore portoghese perché sappiamo che anche dalla distanza sa essere molto pericoloso. Sì, un tracciante in diagonale con il calciato di sinistro, palla che si è alzata e poi si è abbassata, bravo Sorrentino a restare calmo e soprattutto al centro della porta in qualche modo per respingere la conclusione. Siamo arrivati al terzo minuto di gioco, 1-1 tra Chievo e Juventus con i bianconeri che ora manovrano nella fase profonda della propria area di rigore. Bonucci controlla la palla, avanza, palla al piede, Bonucci beccato all'inizio gara da alcuni fischi da parte dei tifosi bianconeri, attende l'arrivo di Cuadrado, palla all'indietro verso Cancelo che era partito molto bene, il giocatore portoghese, poi col passare dei minuti Cacciatore è riuscito a prendere le misure sull'avversario. Ora c'è un diagonale in avanti della Juve con Alexandro che cerca di liberarsi di De Paoli, Alexandro mette la palla in mezzo, attenzione a Ronaldo, interviene Rossettini che di testa allontana, poi altro colpo di testa da parte di Radovanovic, non riesce a controllare la palla di Bala, anzi che dire, può ripartire il Chievo, bravissimo Stempinski in questo dialogo con Nicola Rigoni. Radovanovic dice fermi tutti, calmiamoci, partiamo con palla a terra, scambio con Cacciatore, servizio in direzione di Etemai, non ci sono spazi in avanti, quindi il Chievo giustamente preferisce ripartire dal proprio settore difensivo. Radovanovic serve Rossettini che apre il gioco in qualche modo sotto la pressione di Douglas Costa in direzione di Nena Tomic che si è spostato come terzino destro in fase di spinta. Ora Radovanovic appoggia Etemai, sventaglia verso sinistra dove c'è Ciaccherini, elegante controllo del Jack, punta all'area di rigore di fronte a sé Cuadrado, Ciaccherini controlla la palla, palla bassa, direzione di Rigoni che cerca di
proseguire verso Stepinski, non c'è riuscito. Sì, bravissima, bel Chievo in questo possesso palla prolungato, un giro palla che ha portato fino all'azione di Giaccherini sulla sinistra. Poi attenzione perché adesso siamo già dall'altra parte con Ronaldo che finta contro finta su De Paoli, poi De Paoli gli mette il pallone in fallo laterale e si prende gli applausi di tutto il pubblico di Fede Gialloblu. Sì, in effetti sembrava che volesse per forza fare un numero su De Paoli. Ronaldo è riuscito a guadagnare una rimessa in gioco con le mani in fase d'attacco. Ora la palla si è spostata sul settore di destra dove c'è Cancelo che vede troppi giocatori gialli con la maglia gialla davanti a sé, prova a aprire il gioco di Bala, sbaglia completamente il lancio e palla che termina direttamente in fallo laterale. C'è una considerazione da fare, lo abbiamo detto nella fase del primo tempo, molti giocatori della Juve hanno giocato i campionati del mondo, hanno avuto una fase di, diciamo, di rigenerazione piuttosto breve, stiamo parlando di atleti clamorosi, quindi tutto con l'asterisco, però in una partita ufficiale contro un avversario che comunque ha avuto tempo e modo di prepararsi alla prima giornata di campionato, credo che alla lunga, chissà, potrebbe essere un piccolo vantaggio per il Chievo. Vabbè, sicuramente, diciamo che avere tanti nazionali è un vantaggio, ma può essere in questo caso, soprattutto nella stagione post mondiale o post europeo, uno svantaggio. Comunque è ancora lunga e il Chievo deve fare comunque la sua partita come sta giustamente facendo. Adesso c'è un bellissimo rilancio di Radovanovic per Giaccherini che fa uno stop incredibile sulla pressione di Cancelo, poi rilancia dalla parte opposta per un ottimo De Paoli che arriva al volo nel cross in mezzo all'area dall'altra parte, Cacciatore che fa un altro stop incredibile. Ma cosa sta facendo oggi il Chievo in questa frangente? Adesso Giaccherini, il cross nel cuore dell'area e la palla arriva fra le braccia di Szczęsny che rilancia subito per Douglas Costa, ma un bel Chievo in questo primo scorcio di secondo tempo. Hai detto bene, che bel Chievo, un Chievo che sta giocando aperto, ha trovato fiducia, il gol sicuramente ha dato un ulteriore coraggio alla formazione di Danna, a cui vanno i complimenti fino a questo punto per aver saputo gestire la gara al di là del risultato di parità, che comunque è sicuramente una chiave di lettura importante. Che dire, in avanti per la Juve, scambio con Dybala, poi interviene in maniera dura il giocatore tedesco di origine marocchina ai danni di Etemai che guadagna un calcio di punizione al vertice alto della propria area di rigore. Ci sono anche tre giocatori della Juventus che si stanno scaldando in questo momento, vedo sicuramente Bernardeschi, non riesco a individuare Mandžukić e il numero 23 Emre Can, quindi vabbè, parliamo di giocatori di sostanza internazionale. Si torna in panchina Walter Wiese invece tra i giocatori che stanno scaldando per il Chievo e viene mandato a riscaldarsi, in effetti un parolone visto le condizioni climatiche odierne. Comunque Sofyan Kiene, un giocatore interessantissimo, è tornato al Chievo dopo una eccellente stagione in prestito alla Salernitana, il giocatore di origine italo-marocchina è uno degli elementi più interessanti in ottica futura, anche in ottica di questa stagione. Rimessa in gioco nel frattempo per il Chievo con Cacciatore che fa sfilare verso Rigoni, Stepinski si interviene e riesce ad aprire il gioco subendo anche un cattivo intervento da parte di Chiellini, l'arbitro ha lasciato correre, il Chievo sta spingendo adesso con Tomovic sul settore di destra, Tomovic avanza, mette la palla e passa verso l'area di rigore, Stepinski ha anticipato ancora una volta dalla chiusura della difesa juventina. È un Chievo che sta guadagnando metri oltre che fiducia. Sì, ma guarda, c'è un ottimo Tomovic che sta spingendo tantissimo sulla catena di destra insieme a De Paoli, i due giocatori stanno supportando molto di più di quanto in realtà non stia facendo dalla parte opposta Cacciatore, che in questo momento si sta un po' beccando con Dybala sulla tre quarti. Ma restiamo sull'azione d'attacco del Chievo che prova sulla sinistra con Etemai praticamente sulla bandierina, deve, ha il problema di girarsi, mette la palla fra le linee per Tomovic che la mette subito in mezzo, palla un po' svirgolata da Quadrado, poi completa il disimpegno Chiellini, la palla arriva proprio dalle parti di Dybala che lotta in un corpo a corpo con Cacciatore, riesce a mettere il pallone indietro per Quadrado e riparte l'azione della Juve. Juve che ritorna in palla con Khedira, lancia lungo in direzione da Glascosi, interviene molto bene Nenad Tomovic, una sicurezza per la difesa gialloblu, oltretutto oggi si sta disimpegnando anche in fase di spinta con grande efficacia in questa fase di gioco in cui il Chievo ha spostato ormai da diversi minuti De Paoli sulla linea dei centrocampisti. Bravo Rigoni, apre il gioco in direzione di Giaccherini, controlla a seguire, elegante lo stop di fronte a sé Cancelo, punta l'area di rigore ed è rigore per il Chievo, intervento scoordinato da parte di Cancelo che è andato a cercare di fermare Giaccherini mettendogli in realtà
dal piede sinistro sul piede destro del Giacca, quindi rigore direi indubita e senza alcun dubbio alcuno. Sì, anche se ci sono ovviamente le proteste dei giocatori della Juventus, ma il giocatore Cuadrado è riuscito a fermare Cancelo è riuscito a fermare Giaccherini proprio con un tocco su ginocchio è caduto Giaccherini, che adesso forse andrà a tirare lui stesso il calcio di rigore che potrebbe dare un colore diciamo clamoroso a questa partita. Siamo arrivati al decimo di gioco, la situazione è Chievo 1, Juventus 1, rigore a favore del Chievo per fallo evidente da parte di Cancelo ai danni di Giaccherini, con il direttore di gara che ordina ai giocatori di uscire dall'area di rigore. Giaccherini, il Giac, è posizionato il pallone sul dischetto davanti a sé a Szczęsny, sta per partire la rincorsa del numero 17 giallo-blu, arriva il fischio del signor Pasqua. Giaccherini, corsa, tiro, rete, Giaccherini porta il Chievo sul punteggio di 2-1, Ernesto, incredibile. Ma guarda, chi l'avrebbe mai detto alla vigilia di questa partita che il Chievo al decimo del secondo tempo si sarebbe ritrovato in vantaggio, soprattutto con il vantaggio della Juventus dopo soli 3 minuti di gioco. Eppure il calcio è proprio lo sport più bello di tutti, perché ci regala questo tipo di emozioni. Il Chievo è in vantaggio 2-1 sulla Juventus, che oggi sfoggiava il suo campionissimo comprato in estate, e invece campionissimo ce l'ha anche il Chievo, che è proprio Giaccherini, che prima sfodera un assist al bacio per Stepinski e poi conclude con un rigore perfetto, Szczęsny da una parte, palla dall'altra, il personale azione che ha portato poi al fallo di Cancelo. Fuori Cuadrado, dentro Bernardeschi, sostituzione direi logica. Cuadrado nella corsa della prima frazione aveva dimostrato di avere grande tecnica sicuramente, però poco attento alle dinamiche di squadra. Bernardeschi è arrivato oltre un anno fa dalla Fiorentina, un giocatore credo che sia stato pagato in milioni quasi come il numero di maglia che indossa, se non ricordo male, un investimento importante. Bernardeschi si mette subito in evidenza, riesce a superare Temai dopo un duello fisico con Bani. Bernardeschi porta la palla a spasso verso la fase centrale del tre quarti d'attacco della Juventus, controlla Alessandro, interviene dopo un tentativo d'azione di Douglas Costa. Ci sono a presidiare quel fazzoletto di campo sia De Paoli che Rigoni, nuovamente la Juve a manovrare in fase offensiva. Non ci sono possibilità però di spinta, perché il Chievo in questo momento giustamente sta difendendo con 11 uomini dietro la linea da palla. Anche Stepinski partecipa al pressing, ora Stepinski si può sganciare in avanti perché è il Chievo che è tornato in passaggio dalla palla con De Paoli, appoggia l'indietro verso Nenatomovic, calcia lungo verso Marius che viene anticipato da Chiellini in fallo laterale. Ernesto, stanno cambiando delle cose qui sul terreno del Bentegodi. Sì, c'è fra l'altro un Chievo che si sta schierando anche in fase di possesso palla un po' più offensivo, con un Rigoni che, ti vado a segnalare, va a fare quasi il vertice di una sorta di rombo con De Paoli a destra e Temai a sinistra e Radovanovic vertice basso davanti alla difesa. E ancora una volta il Chievo prova a ripartire, si inserisce Dybala, riesce ad allontanare la palla, Tomovic, colpo di testa da parte di De Paoli che mantiene il pallone, anzi no, all'interno del terreno di gioco. Siamo nella metà campo del Chievo, rimessa in gioco con le mani per la Juventus. Siamo arrivati al 13° minuto qui al Bentegodi, Chievo 2, Juventus 1 per le due reti in sequenza. 37° Stepinski, al 56° sul rigore di Giaccherini, che hanno superato, ha messo la freccia al Chievo sulla rete iniziale rispetto alla rete iniziale di Sami Khedira per la Juventus, una rete a freddo che poteva demolire psicologicamente il Chievo. Invece i gialloblu stanno lottando, come fa Itemai in questo momento, che è andato a recuperare la palla, tentativo di lancio lungo da parte del calciatore, non ci sono possibilità di spinte in avanti. La Juve va a recuperare la sfera con Cristiano Ronaldo, gioco di gambe, supera Giaccherini, ma in realtà torna all'indietro con Bernardeschi che è costretto ad aprire il gioco verso sinistra. Gialloblu che stanno tutti a copertura del proprio spazio difensivi, avanza la Juventus sul settore di sinistra, in questo caso col numero 11 Douglas Costa. Chiellini appoggia verso Bonucci, spinge anche Bonucci, mette la palla verso l'area di rigore, bravo Rossettini che allontana col piede, poi De Paoli testa prova a proseguire col disimpegno in direzione di Rigoni, non riesce il Chievo però in questo caso a far proseguire l'azione, e bisogna cercare di mantenere il possesso perché adesso la Juve spinge con Ronaldo che appoggia inavvertitamente verso Cancelo, palla Bernardeschi, limite dell'area di rigore, Bernardeschi carica al sinistro, palla e tuffo
elegante da parte di Sorrentino che blocca Impresa. Sì, parata non difficilissima per il nostro grande portiere Sorrentino, ma comunque la palla aveva rimbalzato davanti alla, sul terreno di gioco prima di arrivare dalle sue parti, aveva un coefficiente comunque non semplicissimo di difficoltà. Detto questo, il Chievo sta giustamente difendendo, non deve fare però l'errore di schiacciarsi in difesa, ma deve comunque provare a mettere la Juve in difficoltà anche in attacco, come sta facendo adesso proprio Giacchinini con un pressing su Bonucci. Infatti Bonucci sbaglia, poi purtroppo Cacciatore sbaglia lo stop e riparte la Juve con Dybala. Attenzione Dybala, servito da Ronaldo, cade Dybala, viene fischiato fallo però per qualche metro prima Radovanovic era intervenuto in maniera scorretta su Cristiano Ronaldo, prima, anzi nel momento in cui Ronaldo era riuscito in qualche modo a servire Dybala. Calcio di punizione per la Juve, viene ammonito Radovanovic, che è il primo ammonito giallo-blu esattamente di questa gara, tutto sommato corretta. L'unico grande intervento del direttore di gara è stato sul rigore assegnato al Chievo per fallo evidente da parte di Cancelo ai danni di Giacchinini, per il resto siamo nella regolare amministrazione. Calcio di punizione per la Juve con Pjanic sul pallone, siamo arrivati al 15° di gioco, sempre 2-1 per il Chievo sulla Juventus, 18 sul cronometro, arriva un cross da parte di Bonucci verso l'area di rigore, Ronaldo salta di testa ma interviene elegantemente ancora una volta Stefano Sorrentino. Bravo Sorrentino, tiro centrale ma anche in questo caso da distanza ravvicinata, bravo Ronaldo a saltare più in alto di tutti, però non ha angolato troppo la direzione del pallone e per Sorrentino è stato piuttosto facile abbrancare in presa bassa. Bravo Sepinski ad andare sul pallone, ora Cacciatore serve Temai, cerca di allungare la formazione gialloblu nello spazio ma sbaglia in questo caso il calcio di sinistro, palla che termina in fallo laterale proprio all'altezza della panchina di Lorenzo Danna, che dà indicazioni, è molto tranquillo Lorenzo Danna, non so che cosa abbia preso prima della partita per tranquillizzarsi così, ma sembra assolutamente padrone della situazione, bravo mister per come ha impostato la partita. Recupera palla a rigore, attenzione Giacchinini punta verso l'area di rigore, gioco di gambe, va Etemai in sovrapposizione, viene servito, palla troppo corta per Etemai che non riesce a raggiungere la sfera, anzi travolge il proprio avversario, poi si scatena una rissa con un colpo proibito da parte di un giocatore della Juve. Io credo che qua ci debba essere l'intervento del direttore di gara, e se non sbaglio sia Cancelo, e Cancelo in questo caso credo che abbia perso le staffe. A mio parere l'ammonizione quantomeno ci sta tutta. Etemai a terra, colpito duro, dovremmo riuscire a rivederlo. L'episodio, un episodio sicuramente dubbio, vediamo cosa decide il direttore di gara con i giocatori che si rialzano. No, era Bernardeschi. Bernardeschi che probabilmente non viene neanche ammonito dall'arbitro. Incredibile, perché Bernardeschi ha letteralmente spinto via il giocatore del Chievo, incredibile che non sia stato nemmeno ammonito, perché ci stava tutto per gioco assolutamente scorretto. Etemai non stava facendo niente di particolare, c'è probabilmente il prossimo ingresso di Mandžukić in campo, vediamo che sta prendendo le ultime indicazioni dallo staff di Allegri. Nel frattempo ci sono le proteste dei giocatori del Chievo, ma nessuna ammonizione arrivata per il numero 33 della Juve. Sì, hai detto tutto tu, non c'è nulla da aggiungere. Lascia la tribuna stampa il noto personaggio televisivo Idris, tifoso bianconero, lascia il Bentegodi sul 2-1, lo ricordiamo, per il Chievo 17 minuti e mezzo sul cronometro. Chievo che ora sta difendendo questa percussione offensiva da parte della Juventus con Bernardeschi che appoggia verso un compagno, cross in area di rigore, anticipa a tutti Cacciatore che con la punta del piede mette la palla in calcio d'angolo, situazione pericolosissima per il gialloblu. E con il corner che verrà battuto da Pjanic, nel frattempo vedo tornare in panchina, se non sbaglio è Djordjevic, quindi potrebbe essere lui il giocatore a sostituire eventualmente un esausto Stepinski. Entra in campo Mandžukić, esce dal terreno di gioco Douglas Costa, si va diciamo a irrobustire la fase offensiva della Juve. Sì, anche perché Douglas Costa dopo un ottimo primo tempo nel secondo era un po' scomparso, si prende l'ovazione Mandžukić dei tifosi della Juventus, probabilmente anche Danna è pronto a compiere qualche sostituzione, vediamo Pjanic pronto al calcio d'angolo. Arriva la palla in area di rigore, salta Mandžukić, però il neo è entrato, palla alta sulla traversa. Ovviamente ogni minuto, ogni azione offensiva della Juve fa palpitare il pubblico del Bentegodi,
pubblico di Fede Gialloblu che sta seguendo con grande entusiasmo, grande partecipazione e forse grande sorpresa per come il Chievo sta impostando la gara. Sì, Ernesto. Fra l'altro c'è una Juve che si schiera praticamente in una sorta di 3-3-1-3 con Khedira alle spalle di Mandžukić e Ronaldo che si è spostato a sinistra e Dybala a destra, con Bernardeschi che ha scalato sulla zona dei centrocampisti a supportare anche con la sua qualità l'azione d'attacco della Juventus. Pjanic va a recuperare la palla nella propria metà campo, elegante come sempre, l'appoggio verso Bernardeschi, ci sono tanti giocatori juventini nella metà campo del Chievo, quanti giocatori gialloblu, perché praticamente rimane fuori solo Szczęsny. Benissimo l'intervento di De Paoli ai danni di Cristiano Ronaldo ed è Rigoni che riesce ad appoggiare verso Stepinski, bellissima giocata di Stepinski, si libera di un avversario, attende l'arrivo di Tomovic che supera la linea mediana, bravo Tomovic, cerca di andare a trazione offensiva al Chievo, non riesce però in questo caso il buon Nena da superare un paio di avversari e quindi si riparte con Djordjevic ormai pronto al proprio ingresso in campo, Juve che sta manovrando in realtà nella propria metà campo. Sì, guarda, direi che il Chievo sta giocando esattamente come abbiamo ripetuto più volte la partita che deve giocare, siamo arroccati in una sorta di 4-5-1 in difesa per cercare di limitare al massimo le folate offensive della Juventus. Adesso c'è Ronaldo che vertice alto dell'area di rigore, si gira, poi prova il tiro di Ronaldo, la paratissima di Sorrentino, una parata incredibile a mano aperta sulla sinistra, poi c'è un fallo di Bernardeschi su Giaccherini, ma cosa ha fatto Sorrentino, ragazzi, davvero una parata sulla sua sinistra, Ronaldo in mezzo a quattro uomini è riuscito a trovare lo spazio per un tiro dei suoi al fulmicotone, ma deve superare quel grandissimo portiere che è Stefano Sorrentino, che è andato a prendere il pallone praticamente nell'angolino basso alla sua sinistra, davvero con qualsiasi altro portiere forse sarebbe stato gol. Ernesto, due perle incredibili, la giocata di Ronaldo, tre uomini su di lui, colpo di tacco a superare il movimento degli avversari, palla che viene portata sul destro, tiro a giro e poi paratonissima di Sorrentino, esce dal campo Mario Stepinski e si merita gli applausi convinti del pubblico del Bentegodi, all'abbraccio con Lorenzo Danna, Marius ha giocato una grande gara di grande sacrificio ed ha timbrato il cartellino nell'occasione in cui ha avuto la possibilità di farlo. Bravissimo Stepinski, davvero una gara di grandissimo sacrificio come viene richiesto a tutti gli attaccanti del Chievo che devono essere i primi difensori, adesso tocca a Filip Djordjevic che stoppa un ottimo pallone arrivato dalle retrovie proprio da Sorrentino, va a prendersi il passaggio dalle parti della bandierina del lato sinistro arrivato da Giaccherini, riesce a difendere dall'intervento di Cancelo, poi la palla all'indietro per Giaccherini che la manovra con Etemai, palla sempre sul lato sinistro del fronte d'attacco del Chievo, dribbling di Cacciatore centralmente per il tiro di Radovanovic che svirgola un po' il pallone, poteva tirarlo con il destro, poi si mette il pallone sul sinistro e purtroppo la palla si spegne sul fondo. Sì, interessante diciamo i primi secondi di Filip Djordjevic, un giocatore di peso ovviamente perché serve dare sostanza fisica all'uomo che sta in avanti, sicuramente meno mobile, meno agile per certi versi di Stepinski, ma più possente, più tecnico, perché è un giocatore appunto che in questa fase di gioco è più utile nell'economia del gioco del Chievo, tenendo presente che Stepinski è uscito dal campo stremato dopo una gara di grande sacrificio. Recupera la palla al Chievo nella metà campo, è un Chievo che sta cercando di spingere, Djordjevic va sul pallone, non riesce a superare Chiellini che anzi dà vita a un potenziale contropiede del Chievo con Dybala che interviene duramente ai danni di Bari, calcio di punizione per la Juve e per il Chievo, calcio di punizione per il Chievo, non lo avete visto se ci state ascoltando dalla macchina, da casa, ma è stato un fallo evidente da parte di Dybala, sì, che ha perso il passo giusto. Guarda, involontario, ma ci sarebbe anche potuto stare sinceramente la munizione ai danni di Dybala, perché il fallo è stato abbastanza brutto, ripeto involontario perché è stato bravissimo Rigoni ad anticiparlo all'ultimo, comunque Rigoni sta facendo un partitone perché davvero di grandissimo sacrificio, attenzione perché adesso c'è Rossettini che anticipa Dybala che comunque riceve il pallone per Khedira che entra in area sul lato sinistro del fronte d'attacco della Juve, il cross contrastato da Tomovic e poi proprio Rigoni mette il pallone per un attimo fuori dall'area, poi ancora la palla per Ronaldo e la palla gli viene sporcata da un intervento incredibile, ci sembra, di Cacciatore che ha praticamente segnato un gol. Allora c'è da dire una cosa, hai detto tu perfettamente su questa azione,
possiamo dire, stiamo parlando di una partita in cui c'è una squadra perfettamente organizzata che è il Chievo e un'altra che in questo momento sta giocando in maniera estemporanea sulle qualità degli individuali, dei singoli. Da un lato potrebbe essere naturale, ma dall'altro forse no, nel senso che dal punto di vista tattico io credo che non ci sia partita oggi, e lo dimostra in questo caso Giorgi che va a disturbare il tentativo da parte di Cancelo di spinta dopo un calcio d'angolo battuto molto male dalla formazione bianconera. Ernesto, stavi dicendo? No, volevo solo sottolineare ancora una volta l'intervento di Cacciatore che ha praticamente tolto dal score il nome di Cristiano Ronaldo, perché era davvero un gol fatto, ancora una volta un cross nel cuore dell'area, è anticipato Ronaldo e il Chievo può ripartire, scusami. Figurati, Etemai, anzi è Giaccherini che viene travolto in maniera irregolare da Cancelo, calcio di punizione per il Chievo, un Chievo che abbiamo detto già nel primo tempo col passare dei minuti stava guadagnando terreno sul campo, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, perché in questo caso la grande molla che poi è stata scatenata dal gol di Stepinski è quello di trovare veramente fiducia nei propri mezzi contro una squadra che, dicevamo, col passare dei minuti presumibilmente avrebbe potuto avere qualche difficoltà. Però c'è da dire una cosa, siamo ancora solo al 25esimo, mancano 20 minuti e qui al Bentegodi potrebbe veramente cadere di tutto. Giorgovic è molto bravo ad anticipare Bonucci, purtroppo si allunga la palla che arriva l'MLM tra i piedi di Szczesny, l'ex portiere della Roma, in realtà dall'anno scorso alla Juventus, erede, come dicevi tu, in apertura di collegamento potenziale di Gigi Buffon, che nel frattempo ha debuttato nel Paris Saint-Germain la settimana scorsa. Lancio lungo da parte di Pjanic verso Mandzukic, anticipato da Rosentini, bravo De Paoli, fa scodellare la palla verso Etemai che gira, un no look in direzione di Giaccherini che viene in questo caso anticipato da Cancelo. Attenzione al giocatore portoghese che riesce a superare Etemai, ma non Giorgovic, quindi ripiega indietro verso Alexandre, adesso ancora una volta la Juve avanza, spinge con Mandzukic, palla in area di rigore, attenzione, colpo di testa e palla fuori di pochissimo da parte proprio di Mandzukic, che era sbucato in mezzo a tre giocatori con la maglia gialla. Qui ovviamente massima attenzione necessaria, perché non si possono lasciare opportunità del genere i giocatori della Juve. Sì, un'azione simile a quella che ha portato al gol del pareggio di Stepinski del Chievo, in questo caso però Mandzukic ha cercato il palo lontano rispetto alla provenienza del cross da parte di Ronaldo, ha toccato male e la palla si è spenta sul fondo, è andata bene in questo caso al Chievo. Sì, è un Chievo che dopo 26 minuti di gioco è in vantaggio per 2-1 sulla Juventus qui al Bentegodi in questa gara d'apertura del campionato di Serie A Team, ancora una volta in diretta esclusiva sulle frequenze di Stella FM. Prova Giaccherini a servire Giorgovic, palla troppo lunga, interviene Chiellini, scambia con Szczesny, riparte la Juve, palla bassa in orizzontale che arriva, fa capolino proprio vicino alla figura di Lorenzo Danna, e Cancelo a manovrare di fronte a sé. Giaccherini apre centralmente in direzione di Khedira, si continua a giocare palla a terra, palla bassa, quindi si privilegia la tecnica rispetto alla forza, al lancio lungo. Ronaldo si fa vedere con Khedira che sventaglia in direzione di Cancelo, chiuso da Giaccherini, la palla però rimane viva nei pressi dell'area di rigore, salta Bani, duello aereo con Bernardeschi, bravo Etemai che avanza e guadagna un calcio di punizione per l'intervento di Bernardeschi, anzi no, non fischia il direttore di gara, qui forse aveva ceduto nella carambola, nel saltello in avanti. Etemai, ridiamo perché Ferrer poi nel frattempo si è rialzato e è riuscito ad allontanare la palla che è terminata in fallo laterale. È un giocatore veramente indistruttibile. È di gomma Etemai, perché cade, si rialza nell'arco della stessa azione, si riesce a mantenere il controllo della palla. Nel frattempo è entrato benissimo Giorgovic in campo, sta andando su tutti i palloni, è effettivamente un giocatore possente, quindi è la spalla ideale per certi aspetti di Giaccherini, che invece Brevilinho è molto rapido e tecnico. Secondo me il Chievo comunque in questo momento può fare ancora male alla Juve, perché la Juve si sta scoprendo, vediamo che ormai sta difendendo solo con due giocatori, Chiellini e Bonucci, tutti gli altri sono in attacco per cercare di recuperare nel punteggio, mancano 18 minuti più recupero alla fine della partita. Li dovremmo vedere tutti minuto per minuto qui su Stella FM. Arriva un cross verso l'area di rigore, salta Rossettini, anticipa Cristiano Ronaldo, arriva sul settore di destra, a rimorchio Cancelo, controlla la palla bassa verso Dybala, dribbling in area, attenzione Dybala, palla corta verso l'area di rigore, para molto bene Stefano Sorrentino, un tiro un po'
po' sporco, possiamo dire. Sì, un po' schiacciato di Dybala, centrale anche in questo caso, dopo un paio di buoni dribbling non è riuscito a dare potenza alla palla e soprattutto non è riuscito neanche a dare troppa angolazione. Alla fine è stata anche questa una parata tutto sommato semplice per la classe di Stefano Sorrentini, che però ha fatto, lo ricordiamo ancora una volta, su Cristiano Ronaldo quella che verrà ricordata forse come una delle parate più belle della storia del Chievo. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo, perché il Chievo è in partita grazie ai gol degli attaccanti, ma anche grazie alla qualità della propria difesa. Fino a questo momento 29 minuti sul cronometro, Cristiano Ronaldo va a recuperare una palla sul lungo linea di sinistra, proprio vicino alla bandierina del calcio d'angolo, ingaggia un duello con De Paoli, mette in mezzo Bernardeschi di testa, spizza via, non interviene nessuno se non Cacciatore, che va a caccia della palla toccandola, mandandola in calcio d'angolo. Ai noi, calcio d'angolo un po' forse, ovviamente la stanchezza ha un suo peso, ma Cacciatore qui forse poteva gestirla maniera migliore. Calcio d'angolo che verrà battuto, se non vado errato, da Bernardeschi, ed è il momento del Chievo di Obi, che sta mettendo indosso la maglietta con le sue treccioline che vanno fuori sotto il colletto. Obi sarà il centesimo giocatore straniero a vestire la maglia del Chievo Verona. Calcio d'angolo già battuto, palla in area di rigore e arriva un gol, in qualche modo riesce a toccare la palla a Chiellini, peccato, Chiellini sotto porta, è sbucato sul Bonucci, primo palo. Bonucci ha segnato. Bonucci. Segnato Bonucci, giocatore che era stato anche fischiato dai tifosi della Juventus, ovviamente si prende la sua rivincita con questo gol al 30° minuto di gioco. 2-2, gol da calcio d'angolo di Leonardo Bonucci, bravo a saltare fra Radovanovic e Cacciatore, a mettere la palla in rete alle spalle di Sorrentino. Punteggio nuovamente in parità, adesso si rialza il tifo, il grido dei tifosi della Juventus. Il Chievo però è ancora in un punteggio che è a dir poco positivo, quindi bisogna portare a casa almeno questo punto. 30 minuti di gioco, 30 minuti e 30 secondi, cambia nuovamente il punteggio al Bentegodi, una partita bellissima, un pomeriggio fantastico, 2-2 qui al Bentegodi. Seguiamo questa azione della Juve con Cristiano Ronaldo che mette in mezzo, Cacciatore, calcia via verso l'esterno dell'area di rigore, si rianima il pubblico bianconero. Cristiano Ronaldo entra in area di rigore, cade a terra, fallo al limite scaturito da un intervento un po' scomposto di Giorgiovic. Ha rischiato molto il Chievo anche in questa occasione, perché Cristiano stava tagliando proprio verso l'area di rigore e l'intervento di Giorgiovic è stato veramente al limite, quasi sulla linea, un passo fuori. Rischio grosso, così come il rischio grosso è stato effettivamente sull'azione di calcio d'angolo che ha permesso alla Juve di andare in vantaggio. Bonucci è riuscito a sgusciare via Abani proprio nell'azione, è un'azione delicatissima. C'è da dire, il Chievo, una riflessione sui calci piazzati, al di là di tutto dovrà sicuramente farla, no? Se vogliamo. Cristiano Ronaldo sta appoggiando il pallone a terra, si sta piazzando, piedi divaricati, stiamo parlando di una posizione del pallone direi a 5 metri dal vertice alto dell'area di rigore, tutto a sinistra rispetto al fronte d'attacco della Juve. Ronaldo, posizione consueta per chi lo conosce, piedi divaricati, mani lungo il corpo, prende la rincorsa, tiro, miracolo di Sorrentino, poi allontana in qualche modo Itemai, prova a partire, Giaccherini ci riesce, cadendo a terra per l'intervento di Alexandre, guadagnando un calcio di punizione per il Chievo, un calcio di punizione battuto in maniera sublime da Cristiano Ronaldo, ma ancora una volta Sorrentino ha detto no, Ernesto, ha detto no. Sorrentino è uno dei migliori giocatori del Chievo, uno dei migliori portieri di Italia, ce l'abbiamo noi al Chievo Verona, ed è riuscito a fermare ancora una volta Cristiano Ronaldo. Adesso entra Obi al posto di uno stremato Itemai, un gladiatore. Mancano 13 minuti più recupero alla fine della partita, 2-2 il punteggio tra Chievo e Juventus, una partita, ripetiamo, davvero molto intensa, molto vivace, molto bella da vivere fino all'ultimo minuto sulle frequenze di Radio Stella FM. Debutto di Obi quindi con la maglia del Chievo Verona, calcio lungo verso la fase d'attacco, Giorgio non riesce a raggiungere la palla, Cancelo scambia con Scesi, si riparte con Cacciatore che anticipa Dybala, bene Rigoni, prova a farsi vedere nello spazio offensivo, non riesce però a superare Bonucci, a palla bassa verso Khedira, si rivà nuovamente a sinistra, colpo di tacco di Ronaldo che alimenta Alexandro, avanza, palla al piede, cross verso l'area di rigore, attenzione, sulla destra sbuca Bernardeschi, non ha la possibilità di tirare ma di organizzare una nuova azione offensiva, calcia a rete Bernardeschi, la posizione impossibile
palla alta sulla traversa. Ha voluto strafare Bernardeschi perché ha tirato da posizione praticamente impossibile. Certo, lui ce li ha questi colpi, ne ha, l'abbiamo visto anche segnare da quella posizione molto defilata, rientrando da destra sul sinistro, ma in questo caso ha tirato altissimo. Si alza ormai incessante il grido Juve, Juve, ma anche i tifosi del Chievo si stanno facendo sentire. Ovviamente adesso è davvero durissima da portare a casa, ma ricordiamo il punteggio ancora di 2-2 qua al Chievo Verona, qua a Verona fra Chievo e Juventus. Vabbè, stavamo rivedendo insieme a Luca Orsato, editore di Stella FM, l'immagine del gol di Capolucci. Potrebbe esserci stato anche un tocco di Bani, lo rivedremo, ma seguiamo Ronaldo che punta l'area di rigore, entra in area di rigore, attenzione Ronaldo, palla bassa, anticipa tutti in scivolata, credo sia stato Bani, palla che torna viva però nel settore offensivo della Juve con Pjanic che sventaglia verso destra, salta ancora Bani che riesce ad allontanare. Siamo arrivati al 34esimo minuto, Ernesto, come direbbe il buon medico Pizzul, c'è da soffrire. C'è da soffrire, adesso è durissimo anche perché la Juve sta spingendo, il Chievo ovviamente stremato, forze fresche sono entrate con Obi e con Giorgevic, attenzione che c'è Dybala che scambia con Khedira, ma proprio Obi gli toglie il pallone, poi completa il disimpegno, un calciatore che sta crescendo nel corso della gara, un secondo tempo sicuramente migliore del primo, attenzione c'è un lancio al bacio per Ronaldo che fa uno stop davvero pregevole, poi si allarga il pallone, il cross ribattuto da De Paoli. De Paoli ha fatto una partita davvero perfetta, monumentale. De Paoli, palla che viene allontanata dal Chievo ma recuperata dalla Juve con Bonucci che serve, arretrato Chiellini, ma non ci sono giocatori giallo-blu a pressare, quindi si riparte con il pallone che arriva direttamente sulla tre quarti d'attacco della Juve con Pjanic, sventaglia verso l'area di rotazione Bernardeschi, Giorgevic bravissimo, mette la palla in capo d'angolo, ma c'è una posizione irregolare di Bernardeschi. Sì, bravissimo Giorgevic in questo caso comunque a difendere, lui che sarebbe il primo degli attaccanti è andato a togliere il pallone letteralmente dalla testa di Bernardeschi e però c'era comunque un fallo di fuorigioco che permette a Chievo di ripartire con calma, a un calcio di punizione che verrà calciato da Stefano Sorrentino e Chievo può rifiatare qualche secondo. 35esimo minuto di gioco, 2-2 fra Chievo e Juventus, mancano 10 minuti più recupero alla fine del match e il Chievo sta soffrendo ma a denti stretti, organizzato, sta portando a casa comunque una partita che comunque vada, sarà ricordata. Sarà ricordata non solo per la presenza di Cristiano Ronaldo, esatto, questo va detto, ma per la prestazione dei gialloblu che oggi hanno dato dimostrazione, stanno dando dimostrazione di grande, grande tenace, grande organizzazione. Radovanovic allontana la palla verso la metà campo della Juventus, meno 9 al 90esimo, 2-2 qui al Bentegodi tra il gialloblu e la vecchia signora che adesso spinge, palla in area di rigore lanciata da Alexandro, interviene Tomovic, allontana poi Radovanovic. È un Chievo che comunque continua a giocare in maniera ordinata, Obi è andato a sistemarsi nell'esatta posizione di Etemai in un centrocampo a tre che viene supportato dai due esterni De Paoli e Cacciatore, che ovviamente fanno da fisarmonica in una difesa che in realtà gioca con tre centrali. Siamo andati, siamo ormai entrati nella tra virgolette zona Cesarini con la Juve che ora spinge con Cancelo e interviene, anzi manca l'intervento Giaccherini, Cancelo entra in area di rigore ma bravissimo Cacciatore, recupera la palla in maniera immediata, serve Giaccherini che riesce a guadagnare un fallo laterale per l'intervento di Bernardeschi. La Juve sta perdendo anche un po' le staffe perché queste proteste per un fallo laterale che viene assegnato al Chievo peraltro in maniera assolutamente ineccepibile, esatto, mi sembra un segnale, no, se vogliamo, della situazione in campo. Rimessa in gioco di Cacciatore verso Giorgovic, bella giocata di Obi che tocca il suo primo pallone, scambia con Rigoni, arriva a supporto De Paoli sulla destra, De Paoli finge il movimento all'interno, poi lancia lungo verso Giorgovic che potrebbe controllare la palla ma non riesce a farlo e la sfera arriva direttamente l'MLM verso le mani, anzi sui piedi in questo momento di Cesi, perché nel frattempo si era alzata la bandierina. Sì, è fuori gioco. questo è il problema evidentemente. Giorgevic, sì, lo rivediamo anche nel monitor di servizio, nulla da fare per questa azione del Chievo che comunque si è riaffacciata dalle parti di Szczęsny. Szczęsny ovviamente ha dovuto fino adesso raccogliere due palloni nella propria rete, così come Sorrentino. Nel frattempo attacca la Juve con Alexandro, punta De Paoli sul settore di sinistra, va verso il fondo, De Paoli non perde il passo, arriva Cristiano Ronaldo che viene servito, ma duello con Giorgic, sembrava avesse la peggio prima Cristiano Ronaldo che poi con un colpo di tacco sembra di
disinteressarsi del pallone, invece intendeva servire Alexandro. Sbagliano però i bianconeri a gestire il possesso. Avanza il Chievo con De Paoli che appoggia verso Rigoni, che apre il gioco dopo aver fatto qualche passo nella metà campo bianconera verso Cacciatore. Sale il Chievo con Obi che interviene in maniera positiva, riesce a servire Cacciatore, gioco di gambe, si accentra la Hunter giallo-blu, lascia perdere un tiro alto sulla traversa, conclusione improvvisa però interessante seppur fuori mira. Bravo, coraggioso Cacciatore, che dopo una discesa che gli avrebbe potuto togliere lucidità e energia, in realtà ha tentato il tiro dalla distanza, anche indirizzato nella maniera corretta, diciamo, il tiro verso il palo lontano, non è riuscito a essere preciso, ma bravissimo Cacciatore che sta disputando un secondo tempo davvero di grandissimo sacrificio. Anche prima è riuscito a fare un intervento su Dybala eccellente per poi rilanciare l'azione di Djordjevic, di Giaccherini. Mancano 6 minuti alla fine del 90esimo. C'è un cambio nelle fila bianconere, ha lasciato il campo Sami Khedira, è entrato Emre Can, per lui è un debutto del giocatore ex Liverpool, viene chiamato in panchina anche Jarosinski per il Chievo, che ha ancora un cambio a disposizione, chissà quali saranno le disposizioni di Danna in questa ultimissima fascia di gara. Siamo a meno 6 dal 90esimo, Juve che sta spingendo con Cristiano Ronaldo che appoggia verso il compagno di reparto Dybala, la palla che arriva direttamente sui piedi di Cancelo, appoggia Bernardeschi, lascia partire un cross basso, interviene di tacco addirittura Obi, palla vagante sulla tre quarti offensiva, interviene nuovamente Chiellini, appoggia nuovamente a Cancelo, palla in mezzo all'area, c'è un miracolo da parte di Sorrentino che si è tuffato a impedire a Emre Can di testa di mandare la palla nell'angolino. Chievo che si sta difendendo con ordine, ma in questo momento la pressione è tantissima, è il momento di Pavel Jarosinski che entrerà in campo a brevissimo, direi, ha già tolto la tuta, il gioco non è ripreso immediatamente, quindi per lui c'è ancora un tempo d'attesa con la Juve che sta spingendo sul settore di sinistra. Si alza l'urlo Chievo, Ronaldo si accentra, controlla la palla col sinistro, ormai in posizione centrale, appoggia Pjanic, non ci sono spazi perché il Chievo sta difendendo in 11 uomini. Djordjevic, diciamo gattone, va a pressione su un avversario. Emre Can adesso apre la sinistra dove c'è Alexandro che punta, De Paoli riesce ad avere la meglio, attenzione, pericolo davanti a Sorrentino, palla vagante con il Chievo che però in questo caso credo riesca ad allontanare la palla fuori dall'area di rigore prima che oltraversi, ma anzi, allora ricapitoliamo perché è un momento concitatissimo, travolto Sorrentino, l'azione è proseguita. Attenzione perché c'è, scusa se ti interrompo, ma c'è l'intervento dei sanitari urgente su Sorrentino che deve aver preso un colpo al capo, è rimasto svenuto a terra, abbiamo visto Tomovic che si è gettato su di lui per girarlo, evidentemente per togliergli la lingua dalla zona, diciamo, adesso sono intervenuti i sanitari del Chievo, diciamo che è in buone mani, lo vediamo muoversi, quindi vorrei cominciare a rassicurare tutti i nostri radioascoltatori, ci sembra cosciente Sorrentino, abbiamo avuto veramente qualche attimo di terrore perché purtroppo nel frattempo sentiamo le urla del tifo juventino, perché probabilmente nell'azione concitata è stato assegnato il gol alla Juventus, però è da rivedere l'azione perché sinceramente penso che Sorrentino fosse a terra colpito durante appunto quello che è successo da qualche giocatore della Juventus, sì, ci sembra Mandžukić che era andato a attenzione perché c'è il stiamo rivedendo l'azione, in poche parole c'è stato il colpo di testa di Mandžukić che ha superato nella sua colpo di testa la linea di porta dopo che era stato a terra Sorrentino. Ci stiamo cercando di capire che cosa sta decidendo l'arbitro, sarebbe stato assegnato il gol alla Juventus, il gol di Mandžukić, quindi saremmo allora sul 3-2 in questo momento, ma c'era Sorrentino a terra in quel momento, non so se sia valido. Allora sì, hai ragione tu, in effetti ci eravamo interrotti nel racconto dell'azione perché in effetti abbiamo visto Sorrentino cadere a terra travolto da un giocatore avversario. Poi c'è stato l'intervento da parte del giocatore bianconero che di testa ha mandato la palla oltre la linea nonostante il tentativo di intervento da parte di Cacciatore,
È chiaro che è tutto un po' sub giudice, perché l'intervento ai danni di Sorrentino è stato di Cristiano Ronaldo piuttosto duro al capo di Sorrentino, ovviamente involontario nella dinamica dell'azione, ma da regolamento potrebbe essere considerato come fallo sul portiere. Siamo nell'area piccola, oltretutto. Fra l'altro l'arbitro ha l'obbligo, quando c'è il portiere a terra, di fermare l'azione, soprattutto in area, quindi soprattutto perché ha subito un fallo da un avversario, si fosse scontrato con un proprio compagno di gioco. Vediamo che l'arbitro sta comunque valutando di andare a vedere lui in primis il VAR. Allora, la palla ha superato la linea, quindi il gol, se non venisse considerato fallo il tocco di Ronaldo su Sorrentino, sarebbe probabilmente convalidato, però c'è appunto questa situazione che l'arbitro Pasqua sta valutando per capire se accettare o meno il gol della Juventus. Sì, hai ragione tu, Ernesto, in effetti l'analisi è se è fallo su Sorrentino o meno. Fra l'altro, guarda, c'è anche un fallo di mano probabilmente di Ronaldo, che ha colpito col braccio il pallone prima di cadere addosso a Sorrentino, quindi una doppia valutazione che deve essere fatta da parte dell'arbitro: il colpo di braccio di Ronaldo che poi ha travolto Sorrentino, che adesso si sta fortunatamente rialzando, si sta prendendo anche gli applausi di tutto il pubblico, ma onestamente, Paolo, guardato così a ralenti, io il gol non mi sentirei di darlo. Neanch'io, in effetti, al di là diciamo della nostra, tra virgolette, ce lo passi chi ci ascolta, simpatia per i colori gialloblu, l'intervento mi è sembrato piuttosto evidente. Credo che Sorrentino lascerà il terreno di gioco, ci sono delle indicazioni piuttosto precise, arriva il direttore di gara e credo che andrà a segnalare fallo sul portiere, direi corretto dal punto di vista regolamentare. Sono quelle situazioni che sembrano evidenti, però a volte, sai, siamo stati abituati l'anno scorso anche a vedere. Sì, ma vedi, il bello della VAR è proprio questo, perché l'arbitro ha la possibilità di rivedere l'azione più e più volte, valutare, capire, e poi dopo è ovvio che la decisione ultima rimane lui, però prima di convalidare un gol di questo tipo ce ne passa. Adesso probabilmente non so se ci sarà la necessità di sostituire Stefano Sorrentino, che credo di sì, quindi non più Paweł Jaroszynski, ma il nostro secondo portiere Sekulin, sarà lui l'uomo chiamato a coprire la porta del Chievo in questo tempo di recupero, perché nel frattempo siamo arrivati ormai al 91esimo. Stefano Sorrentino ha lasciato il terreno di gioco, mani sul capo, credo che abbia preso anche un colpo in bocca, comunque in faccia, non abbiamo visto esattamente, ma certamente situazione spiacevole per Sorrentino, senza colpe peraltro, come dicevi tu, da parte di Cristiano Ronaldo, ma in quel caso il calcio prevede una irregolarità per un intervento del genere. Sì, fra l'altro vedo che l'arbitro sta convocando sta dicendo a Sekulin di accelerare le operazioni di rientro. Sorrentino viene portato fuori in barella e l'autoambulanza probabilmente lo porterà all'ospedale per accertamenti. Quando si tratta di colpi alla testa è bene essere molto 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 scrupolosi nel verificare che non ci sia nessun tipo di danno. Certo, Sekulin, come spesso accade ai portieri, secondo i portieri, entra a freddo e per 5 minuti dovrà difendere la porta del Chievo contro gli assalti assatanati della Juventus. Mamma mia, 5 minuti di recupero in questo pomeriggio incredibile qui al Bentegodi, 5 minuti in realtà che partono al 91esimo e 30 secondi, quindi il cronometro è un po' da tarare, no? Sulla base di questa interruzione prolungata. Sorrentino sta per salire sull'ambulanza, il gioco è ripreso in questo momento, 11 contro 11, Sekulin difende la porta del Chievo che in questo momento sta subendo una nuova azione d'attacco da parte della Juve, una Juve che si sta scatenando in questo finale, sta mettendo grande pressione sui gialloblu. Obi si sgancia dal muro difensivo per andare a premere su Emre Can, interviene Bernardeschi, apre il gioco Chiellini in direzione di Alessandro, attenzione, punta De Paoli, Alessandro va verso il fondo, mette in mezzo e arriva il gol della Juve, e a segnarlo è Bernardeschi, ai noi, il punteggio adesso è 3-2 per i bianconeri. Paolo, che dire, era difficile riuscire a tenere botta, anche una situazione psicologica complicata, quelli della Juve erano determinatissimi a portare a casa la vittoria e alla fine è arrivato questo gol anche un po', se vogliamo, fortunoso di
Bernardeschi che riesce a deviare il cross arrivato dalla sinistra, ci sembra proprio di Cristiano Ronaldo, alla fine riesce a essere decisivo il numero 33 della Juve, che segna il 3-2 e purtroppo per Seculin davvero complicato a riuscire a entrare a freddo, a essere subito decisivo. Che peccato. È peccato, è chiaro, anche se dobbiamo dirlo, vogliamo dirlo, la partita non è ancora finita e vedremo che cosa potrà accadere in questo ultimo spicchio di gara. 5 minuti di recupero, in realtà ne sono passati soltanto 1 e mezzo. Seguiamo adesso il Chievo che riparte a giocare, prende a giocare con Giaccherini, perde palla, Dybala cerca di mettere il turbo, entra nella metà campo del Chievo, interviene molto bene Bani sul pallone, duelli rusticani con un cacciatore che riesce a servire Obi che allunga verso Giaccherini, riparte il Chievo, Giac scatenato, possiamo dirlo, una grande prestazione per lui, lancio lungo verso Giorgic che fa sponda verso Rigoni che controlla la palla, poi arriva al fischio del direttore di gara per l'intervento scorretto da parte di Giorgevic ai danni, se non sbaglio, di Bonucci. Sì, è andato petto contro schiena di Bonucci che è crollato adesso a terra, adesso probabilmente rimarrà molti secondi a terra per far scorrere anche un po' di cronometro. Ricordiamo il punteggio 3-2 per la Juventus quando mancano sulla carta 1 minuto e mezzo alla fine della, anzi scusate, 2 minuti e mezzo alla fine della gara. Rivediamo ancora una volta il gol di Bernardeschi che è riuscito a anticipare con la punta del piede Bani all'ultimo secondo, deviare un cross teso dalla sinistra nel cuore dell'area e mettere la palla alle spalle del neo entrato Seculin, neanche il tempo di ambientarsi, e subito ha dovuto raccogliere un pallone in fondo al sacco. In effetti c'era grande pressione in questa fase finale, la Juventus sta giocando, ha giocato tutte le carte della qualità possibili contro un Chievo che ha dignitosamente, anzi direi molto più che dignitosamente, elegantemente difeso la propria metà campo quanto possibile. Gioco interrotto perché c'è un giocatore della Juve a terra, deve essere Mandzukic ammonito, se non sbaglio Radovanovic, o sbaglio forse Tomovic. Credo Tomovic, sì, Tomovic ha ammonito per il Chievo, secondo ammonito della gara. Anche perché Radovanovic era già stato ammonito. Esatto, sarebbe stato gravissimo perdere, non tanto per questa partita ormai agli sgoccioli, ma già per la prossima. Siamo arrivati in questo momento sul cronometro, sarebbe 95 minuti e 15 secondi. In realtà, facendo un calcolo veloce, 1 minuto e mezzo di recupero ancora da disputare con Szczęsny che va a anticipare Giorgevic, appoggio verso Alessandro, lancio lungo nella direzione della metà campo del Chievo Verona con intervento elegante di Rossettini, poi cerca De Paoli di inserirsi, viene anticipato da Ronaldo che punta l'area di rigore, bravissimo Rossettini che nega a Cristiano la gioia possibile di una escursione in area giallo-blu con eventuale gol dell'asso brasiliano che oggi non si è visto, peraltro ben coperto da Sorrentino, abbiamo detto tante volte, ma anche dalla difesa del Chievo. Lancio lungo in direzione di Giaccherini, anticipato da Cancelo, riparte la Juve con Alessandro che si difende dalla carica di Rigoni, carica leale in questo caso, apre il gioco nuovamente verso destra dove c'è Bonucci che riceve qualche applauso dopo 90 minuti più recupero, inizia a intascare la fiducia del pubblico bianconero, calcia lungo Szczęsny in direzione di Mandzukic che di testa appoggia ad Alessandro, vede Cristiano Ronaldo che si fa vedere tra le linee, lancio lungo verso Cristiano che controlla, anzi fa velo, pensava che ci fosse Cancelo alle sue spalle, il connazionale forse è abituato a giocare in questo modo, invece la palla termina in fallo laterale, ma finisce qui, è l'ultima azione della partita, finisce 3-2 per la Juventus, una partita meravigliosa, bellissima, di quelle che chi ama il calcio ovviamente gradisce di più. Noi gradiamo di meno il punteggio finale perché in qualche modo toglie il Chievo, sicuramente toglie il Chievo un meritato punto che per come si era messa la gara, per come è stata interpretata dagli uomini di Lorenzo Danna, io credo che sia stato assolutamente legittimo. Ricapitoliamo le reti velocemente, Chiedira al quinto per la Juve su azione di calcio al terzo minuto, poi 37esimo Stepinski, colpo di testa eccezionale su assist di Giaccherini che è andato al 56esimo a segnare su rigore sul fallo di Cancelo ai suoi danni il gol del sorpasso giallo-blu, e poi è arrivato il contro sorpasso, Bonucci di testa sulla mischia da calcio d'angolo, anticipato Bani di un soffio, Bernardeschi al 90esimo sul recupero, in pieno recupero ha battuto Seculin che nel frattempo aveva preso il posto di Sorrentino, colpito duro in un'azione di gioco praticamente di qualche minuto prima.
finisce 3-2 con grande rammarico per i gialloblu. Sì, grandissimo rammarico soprattutto per quel gol di Bernardeschi subito a pochi secondi dalla fine, che ha di fatto annullato quanto di buono era stato fatto dal Chievo nel corso di tutta la partita. Un Chievo comunque coraggio, un Chievo che ha lottato fino alla fine, un Chievo che ha messo in campo tutte le proprie qualità al cospetto di una corazzata che adesso sta festeggiando sotto la curva sud, dove sono assepati gran parte dei propri tifosi. Però anche meritatamente i giocatori del Chievo stanno andando verso la north side, verso la curva nord, dove c'è il tifo gialloblu, per prendersi il meritato applauso. Viene tanto rammarico perché dopo una partita del genere contro degli assi, dei fenomeni come quelli bianconeri, è davvero un peccato tornare a casa senza neanche un punto, ma con comunque la consapevolezza di aver venduto cara la pelle, e che giocando comunque con questa organizzazione tattica, con questa assennatezza, con questa calma anche se vogliamo infusa da Danna ai propri giocatori, si può fare davvero un buon campionato. Sono d'accordo, hai detto tu molto correttamente, è una squadra che oggi ha dimostrato di esserci ed è quello che forse contava più di tutti. Si chiacchierava, molti chiacchieravano di sarebbe stato un rovescio clamoroso, goleada, si è parlato tanto ovviamente, giustamente, anche del debutto di Cristiano Ronaldo, e invece che cosa abbiamo visto? Per larghi tratti un Chievo delizioso dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, contro un avversario che è di un'altra categoria. Finisce 3-2, ma gli elementi, credo che il primo elemento importante sia il merito, un applauso sicuramente al mister per come ha saputo motivare la squadra e impostare la partita. Sì, un'ottima impostazione da parte di Danna, che ha rinunciato, se vogliamo, all'estero di Birsa per mettere in campo un De Paoli concentratissimo, un De Paoli capace di difendere e attaccare con grandissima efficacia, ed è stato un po' l'elemento di equilibrio, no, della squadra, che ha preso un gol a freddo dopo neanche tre minuti da parte di Khedira, ma è riuscita piano piano a riprendere fiducia, a guadagnare terreno, a colpire con una bellissima rete confezionata dal duo Giaccherini-Stepischi, e poi addirittura mettere la freccia con il rigore guadagnato e segnato da Giaccherini, che è, come dicevamo durante la radiocronaca, un po' il Cristiano Ronaldo del Chievo. Poi purtroppo è venuta fuori la maggior qualità tecnica, la maggior qualità fisica della Juventus, che è riuscita prima a pareggiare con un gol forse anche un po' controverso di Bonucci. Non abbiamo avuto modo di rivederlo, ma poi si scoprirà se ha toccato il pallone con il braccio o meno nel cuore dell'area piccola su quel calcio d'angolo battuto da Pjanic al 75esimo, che ha portato il 2-2, e poi nei minuti finali, dopo addirittura aver dovuto interrompere la gara per diversi minuti per l'infortunio di Sorrentino, pericoloso, che ha subito un colpo al capo ed è rimasto molti minuti a terra, forse anche privo di coscienza, non lo sappiamo, lo scopriremo probabilmente nel dopo partita. Fatto sta che Seculin, appena entrato al posto del suo compagno, ha dovuto purtroppo raccogliere in fondo al sacco il gol di Bernardeschi, che di punta, con grande senso della posizione, è riuscito a mettere la palla appunto alle spalle dell'estremo difensore gialloblu. Il Chievo ha l'onore delle armi, il Chievo ha giocato con grande cuore di fronte a uno stadio pieno in ogni ordine di posto. Direi che comunque anche i nuovi entrati, penso a Giorgic, penso a Obi, che si sono ben comportati, potranno dare il loro contributo alla causa della squadra gialloblu. Hai detto bene, hai detto tutto. Io direi a questo punto di dare la linea alla regia. Ci risentiremo credo tra una decina di minuti circa. Nel frattempo raggiungeremo con Ernesto Kiefer la posizione nella pancia del Bentegodi in zona mista, dove avremo modo sicuramente di intervistare, incontrare i giocatori gialloblu per i commenti del dopo partita. Giocatori gialloblu sicuramente tristi per il risultato, ma che dopo una prestazione che deve assolutamente inorgoglirsi, inorgoglire anche il pubblico del Chievo Verona. Linea alla regia, linea a Willy, e poi naturalmente nuovamente qui dal Bentegodi. A tra poco.